Cominci tu. Sì. Allora, noi della lista rosso-verde della Città Futura, anche in questa tornata elettorale appoggiamo, siamo entrati nella coalizione di centrosinistra che appoggia il candidato sindaco Bertoncello, perché fondamentalmente 8 mesi fa era stata fatta una scelta sulla base della fiducia al candidato e del programma, elementi che non sono appunto cambiato in questi pochi mesi. Tra l'altro, come già diceva Bertoncello, sulla questione del programma per noi è sempre stata, è stato centrale, tanto è vero che ci identifichiamo con un progetto prima ancora che con un programma che si chiama La Città Futura, è stata sempre la base per la buona politica e comunque anche il criterio sulla base delle quali abbiamo stretto le alleanze. Programma su cui abbiamo continuato a lavorare, che abbiamo aggiornato in questi mesi, per far fronte alle emergenze che sono nate sul territorio, non solo quelle ambientali. Ci terrei a sottolineare questa cosa perché mi pare che spesso veniamo identificati come la lista ambientalista. È sicuramente vero che abbiamo una sensibilità ambientale che ci caratterizza probabilmente più delle altre liste, ma questo non vuol dire che le nostre idee, le nostre proposte, le nostre argomentazioni si fermino qua. Quindi non parliamo solo appunto delle emergenze, della discarica piuttosto che del discorso delle biomasse, ma anche di temi sociali e di temi economici, come ad esempio appunto quello della crisi. Siccome appunto siamo un gruppo che di idee proposte ne ha tante e riteniamo importante che i cittadini, che ormai sulla base di questo scelgono i loro rappresentanti, ne vengono a conoscenza, abbiamo investito molto in questi ultimi mesi sui mezzi di comunicazione, quindi sia attraverso il nostro sito che è www.lacittafutura.net, sia col nostro periodico mensile che si chiama sempre La Città Futura, e in cui stiamo concludendo il secondo numero, che verrà distribuito appunto nell'occasione del 28 e che sarà centrato proprio sulla crisi economica e le nostre proposte per fronteggiare la crisi. Strumenti di comunicazione che non servono solo a far conoscere le nostre idee ai cittadini, ma dovrebbero servire, almeno nel nostro intento, anche a raccogliere le idee dei cittadini, visto che anche il programma originale era stato steso in maniera partecipata. Quindi invitiamo tutti non solo a visitare il nostro sito e a leggere il nostro giornale, ma anche a lasciare dei commenti, a scriverci delle lettere e quindi a venire in contatto più diretto con noi.